Ciao a tutti, sono Adelmo Togliani, il regista di Neocosmo, Nuovo Mondo. Ringrazio Indie Cinema per aver aperto questa ultima sessione e aver accolto nuovamente la proiezione della mia opera, che è un corto di fantascienza ambientato nel 2035 e che vede protagonista Giorgia Surina. È un'opera a cui tengo molto, è il secondo capitolo di una trilogia e parla di un futuro prossimo distopico, di una realtà alla quale secondo me noi ci stiamo avvicinando. Abbiamo un rapporto con la tecnologia dal mio punto di vista abbastanza distorto e in Neocosmo si possono individuare le conseguenze di questo rapporto, che non è, dal mio punto di vista, ecco, molto sano. Si immagina in Neocosmo una vita in cui gli adulti, in questo caso una famiglia protagonista composta da madre, padre e figli adolescenti, trascorre la gran parte del proprio tempo indossando un casco per la realtà virtuale, vivendo, tra virgolette, vivendo una realtà che è appunto quella di Neocosmo, all'interno della quale questi componenti della famiglia trascorrono il loro tempo libero, lavorano, si danno appuntamento, studiano, come nel caso dei ragazzi. E mentre al di fuori di questa realtà c'è una vita che scorre. Questa famiglia è composta anche da un bambino di 10 mesi che viene cresciuto però dalla tata androide, interpretata tra l'altro magistralmente dal mio punto di vista da Giorgia Surina. E questo bambino è l'unico che per motivi pratici e diciamo anche per motivi legislativi, ancora non può indossare il casco. È chiaro che è una situazione che stride perché tutto ciò che noi pensiamo debba essere rappresentato dalla famiglia decade. Una famiglia che, una coppia di genitori che cresce, accudisce, istruisce, si prende cura di un figlio, insomma, diciamo, dovrebbe essere il primo comandamento. Ma in questo caso non è così. Ovviamente non voglio spoilerare cosa accade all'interno di questa famiglia e cosa accade nella storia. Ringrazio Indie Cinema per averci accolto. E, insomma, vi auguro buona visione perché vorrei che voi scopriste da soli l'epilogo di questa vicenda che in un certo senso ci riguarda tutti. Buona visione.